La Camera di Commercio che storicamente qui organizzerà domani una rassegna ovini, che è il momento in cui diciamo si mette in mostra questa millenaria tradizione che dall'Abruzzo porterà le greggi verso le Puglie e che è una via di unione tra i popoli, di scambi commerciali, economici molto importante. Abbiamo deciso di anticipare la rassegna ovini con una iniziativa culturale, musicale ed enogastronomica. Dopo questi pochi minuti voi sarete a tavola con i nostri esperti musicali, i nostri consulenti scientifici, i pastori che ceneranno con noi e assaggerete una serie di nostre tradizioni enogastronomiche localizzate qui, nello specifico qui, dallo zafferano, insomma cose che già conoscete abbastanza bene immagino, ai formaggi che qui vengono realizzati appunto frutto di queste greggi, agli insaccati, alle carni. E questo è un momento importante perché vogliamo cercare per il vostro tramite di far conoscere questo enorme, a nostro avviso, patrimonio di bellezze e di giacimenti enogastronomici, di tradizioni millenarie che gira intorno al fenomeno della transumanza, che lungo il suo percorso incrocia anche monumenti di importanza nazionale, chiese di Celestino, castelli di Federico II, luoghi che hanno visto anche il passaggio di momenti importanti della storia della formazione della nostra nazione. Io ringrazio il Presidente della Camera di Commercio, la dottoressa Antonella Ballone, a cui adesso lascerò subito la parola, per aver raccolto questa volontà della Regione Abruzzo, del Consiglio regionale, e oltre che averci messo il garbo e l'intelligenza tipica delle donne che noi non abbiamo, sta dando una grande spinta all'innovazione anche delle esperienze economiche, cioè di fare dei nostri borghi un recupero anche dal punto di vista economico. Qui ci sono imprenditori che ormai gestiscono 30-40 tipi diversi di lane, giusto? Di lane di un tempo, vi sono scuole di musica al recupero delle nostre tradizioni musicali, cioè, ci sono dei fenomeni anche economici che si stanno muovendo e che fanno vivere, nel frattempo arriva un gregge, e che fanno vivere questi luoghi che sono incantevoli a nostro avviso, ma che meritano anche di essere sostenuti dal punto di vista economico. Ringrazio tutti voi, tutta la stampa per questa presenza così numerosa, ovviamente ringrazio Lorenzo Sospiri e tutta la presidenza del Consiglio regionale, perché ecco, abbiamo fatto per la prima volta comunque una sinergia istituzionale così diciamo importante. La Camera di Commercio del Gran Sasso organizza questa rassegna ovini da 60 anni, anzi da 62 anni, e quindi quest'anno è la prima volta invece che facciamo questa sinergia forte con la Regione, perché crediamo che le istituzioni insieme devono fare massa critica, perché crediamo soprattutto che il rilancio della nostra Regione passa anche attraverso queste tradizioni importanti che abbiamo, che sicuramente sono rappresentate tra le varie anche dalla pastorizia. Nello specifico in Abruzzo abbiamo oltre 190.000 capi di ovini, che rappresentano circa il 3% del PIL nazionale,
Non mi voglio, diciamo, soffermare proprio sui numeri, ma sulla potenza evocativa che questa tradizione appunto genera. E quindi vogliamo con questa rappresentazione della Rassegna Vini rievocare quello che è un po' anche il pastore errante, no? E quello che è stato anche descritto tra i vari scrittori e poeti anche dal nostro D'Annunzio, quindi comunque un'evocazione culturale, storica, che passa attraverso questa tradizione, diciamo, pastorale, e che porta e ci trasporta verso un tipo di turismo molto, molto importante, molto fatto di accoglienza, fatto di tradizione ma anche di innovazione. E quindi sindaco, ci vuoi, questo giovanissimo e bravissimo eroe che è il sindaco di Castel del Monte, che governa questi luoghi. Qualcuno dice che io sono il padrone di casa, però nessuno può definirsi padrone di casa di queste bellezze, ad eccezione forse dei pastori, perché questi pascoli sono la loro terra da secoli. Ci sono tracce della pastorizia qui del 1200-1300, quindi i veri padroni di questo territorio sono loro. E sono loro che da secoli portano avanti questa tradizione, che per noi castellani e anche i paesi limitrofi non è solo un'attività, ma è cultura, è religione, è tradizione. Cioè, la vita dei nostri avi è stata sempre permeata da questo tipo di attività. E adesso piano piano che... qui c'erano più di 60.000 capi una volta, adesso che ne sono rimasti poche migliaia, stiamo rischiando davvero di far scomparire qualcosa che è nel nostro DNA. Quindi noi dobbiamo comunque dare voce a questi pastori che continuano a fare questo mestiere, perché grazie a loro noi portiamo avanti dei prodotti, una biodiversità, portiamo avanti quello di cui andiamo fieri, pecorino canestrato, latte, marcetto, arrosticini. E queste persone devono essere messe in condizioni di andare avanti, perché adesso nel mercato di oggi è difficile, e quindi noi siamo qui per questo, per dare loro la giusta voce, la giusta importanza a quello che fanno. Abbiamo organizzato la prima rassegna. Daniele Paolo Nicola è professore del conservatorio, sì, e fa questa attività di ricerca. Sono sia insegnante presso il Conservatorio dell'Aquila, che, visto che è stato citato, possiamo dire che è il primo conservatorio in Italia che ha inserito un triennio di musica popolare già da qualche anno, quindi è un'eccellenza del nostro territorio che viene copiata anche dagli altri conservatori, e man mano questa musica popolare viene diffusa un po' in tutta l'Italia. Oggi abbiamo voluto organizzare la prima rassegna di organetti e zampogne, semplicemente perché sono gli strumenti più vicini alla transumanza e sono strumenti che in passato venivano suonati dai pastori e tramandati di generazione in generazione. Sono strumenti molto semplici che si imparano ad orecchio. Quindi oggi è stata una bellissima giornata di divertimento e abbiamo avuto tantissimi partecipanti. Grazie. Antonio, allora? Io veramente sono emozionato per questa circostanza particolare. Siamo proprio all'anno zero di una nuova era, almeno per quello che riguarda la nostra identità, la salvaguardia e la valorizzazione di quelli che sono i nostri valori, le nostre tipicità e la nostra identità.